Amici di Acropolis, buonasera, bentornati alla nostra trasmissione e benvenuti ai nostri ospiti. Manola Di Pasquale del Partito Democratico, buonasera, buonasera. e bentornata. Fabio Berardini del Movimento 5 Stelle, buonasera. buonasera. E Gianluca Pomante della Lista Finalmente Pomante, buonasera a tutti. Buonasera. Grazie. Beh, avete capito dai nostri ospiti che eh, questa sera ci occuperemo del comune di Teramo e soprattutto abbiamo invitato i un rappresentante per ogni lista dell'opposizione presente all'interno del Consiglio Comunale di Teramo, anche se poi c'è il gruppo misto, ci sono eh, consiglieri che sono usciti da alcuni gruppi, hanno aderito al gruppo misto, però noi ci siamo limitati ai tre gruppi istituzionali che sono presenti in comune, vale a dire il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e la lista finalmente Pomante. Beh, Verrebbe da dire la prima domanda, come avete passato il capodanno? A di Pasquale? Beh, se devo dire la verità, io sono stata male, quindi ho dormito. <ride> sono stata a letto perché ero malata. Però dopo parliamo del Capodanno Teramano, non quello personale. E diciamo che il Capodanno Teramano ha rappresentato la sintesi di quello che è stato i primi sei mesi di un'amministrazione Brucchi, cioè navigare a vista e non avere una capacità di programmazione, una maggioranza oramai spaccata, che non sono riuscite neanche a trovare un'intesa sullo spostare questo evento, visto che la serata del Capodanno a Terra non è stata delle migliori. Abbiamo avuto temperature bassissime, ghiaccio, e mentre tutte le altre città dell'Abruzzo hanno deciso di rinviare l'ospite. Diciamo, Questo spettacolo. era un momento bello, la presentazione di quel capodanno che era avvenuta quando c'era il sole. Sì, eh, Abbiamo visto le immagini. Sì. Sì. In, in realtà, in realtà il, uh, la serata del Capodanno è stata bruttissima perché è stata una sera molto fredda con molto ghiaccio e, e non, non erano transitabili le strade né nella città né fuori, quindi poi nevicava. Eh, C'era strada neve fino alle sette e pomeriggio 18, per cui credo che la, questa manifestazione doveva essere rinviata. Però a parte questo che è una scelta politica dell'amministrazione e che la gestione poi dell'evento ha e avuto poi una serie di manchevolezze. Berardini si è affacciato in piazza per caso quella sera a vedere chi c'era, chi non c'era, quanti ne erano, se c'era la REI? Eh, io no perché eh, ho fatto una cena eh, tra amici a casa perché comunque proprio le temperature eh, non, eh, non permettevano comunque di uscire e magari stare del tempo... All'esterno e soprattutto c'era un grande pericolo di ghiaccio proprio sulle strade proprio centrali del Comune di Teramo, quindi magari si rischiava anche di scivolare e farsi anche del male. Io penso che questo Capodanno sia stato l'emblema eh, dell'amministrazione dell Brucchi, ossia un disastro sotto tutti i punti di vista, perché è stata sì una scelta politica di non rimandare il Capodanno, e quindi magari una data più consona, con delle temperature adeguate ma eh, anche una procedura amministrativa piena di lacune e di opacità che comunque eh, fanno intravedere proprio l'assenza di una programmazione, perché sono arrivati all'ultimo momento anche a programmare questo capodanno, visto e considerato che in consiglio comunale eh, sia a 10 giorni, a 7 giorni dal, dall'evento capodanno, non si sapeva ancora chi avrebbe addirittura cantato per il capodanno teramano, quindi proprio una, un disastro veramente su tutti i fronti. Cronaca di un disastro annunciato, verrebbe da dire, no? parafrasando un, uh, un romanzo di Gabriele Garcia Márquez, Cronaca di una morte annunciata. Pomante, lei era fuori per caso sì, eh, fuori. Quindi nel Capodanno. Insomma. Però adesso dico una cosa che forse vi dovrebbe far arrabbiare. Su questa storia del Capodanno, io ho visto uh, e sentito, ho letto più interventi della stampa. Che ha sollevato questo caso del Capodanno piuttosto che quelli del, dell'opposizione. Siete rimasti un po' ma, eh, nelle retrovie? Ma, non nelle retrovie, che era come sparare sulla Croce Rossa in tempo di guerra. Cioè era evidente eh, che no, non c'era una cosa. Era l'occasione. No, era l'occasione. No, io credo che sia soltanto un modo per far fare brutta figura a Teramo, come è successo poi quando la replica di Marina Rey è stata pubblicata sul Fatto Quotidiano. Il Capodanno è stata una scelta politica aberrante, ma non tanto per il fatto di aver pagato 38.000 euro un service marinarei. A cui va tutto il rispetto come artista, ma per il fatto di non aver accolto le richieste che erano pervenute da più parti di far lavorare a Teramo dei talenti teramani e di utilizzare quelle somme, che potevano essere quindi spese ugualmente, per finanziare i talenti teramani e soprattutto per portare gente da fuori a eh, materialmente costituire un flusso di denaro in entrata per la nostra Forse economia. Forse viste le condizioni, meteo sarebbe stato più giusto. Non far eh, esibire né Marina Rey, né i talenti terra. Quello sicuramente, quella è stata una scelta, una scelta perversa a mio avviso, una scelta aberrante. Cioè non sospendere il Capodanno e rinviarlo magari di una settimana è stata una scelta sbagliatissima, ma soprattutto perché non c'erano le condizioni per raggiungere Piazza Martiri. Cioè, negli anni passati l'errore era stato non diffondere la voce del Capodanno Teramano nelle province e regioni limitrofe, quindi fare un Capodanno riservato ai soli Teramani, che non porta nessun beneficio per l'economia, eh, paghiamo degli artisti di fuori e quindi facciamo trovare Teramo ogni anno più povera. Quest'anno l'errore clamoroso è stato non consentire neanche ai Teramani di partecipare al Capodanno perché le strade erano impraticabili. Quindi chi era di Colle Parco, chi era anche soltanto di, dei quartieri limitrofi, non riusciva a raggiungere Piazza Marti. Capodanno è stato il punto più basso dell'amministrazione dell Brucchi in questi sei mesi? Beh, Oppure poter, ci sono poter stati. Ma per parlare del punto più basso, bisognerebbe pensare che in alcuni momenti questa amministrazione, cioè nei primi sei mesi abbia fatto delle scelte. Decenti. In realtà ha eh, sempre volato basso fin dall'inizio sia nella Costituzione della Giunta che come abbiamo visto nell'individuazione delle personalità ma anche nel numero. abbiamo visto che ha un numero massimo con un'indennità massima, mentre altri comuni alt in altre situazioni hanno deciso di diminuire i costi. Hanno, poi si sono avviati nella gestione della IUC, e cioè delle tre tasse riunite diciamo, nell'unica. Nell comunale che ha visto l'aumento di tutto fino al massimo con una scelta dei criteri che hanno colpito le famiglie e per poi giungere ad una visione del bilancio che prevede in realtà sempre un'anticipazione di cassa perché non hanno più liquidità e non sono in grado di fare scelte che riducano <coughs> scusate, le spese del comune. Quindi, in realtà hanno sempre volato molto basso e in realtà la gestione del Capodanno rappresenta un po' una sintesi di quello che è l'amministrazione Brucchi, soprattutto nella ripresa del secondo mandato, che si evidenzia maggiormente. Senta, lei ha perso al ballottaggio per 800 voti, questa ormai è storia. Tra Berardini e Pomante, con chi ce l'ha di più? Con nessuno dei due, in realtà. Perché Perché tanto, magari i voti di qualcuno dei no, due non sono eh, arrivati. No, no in realtà io devo dire che l'elettore a Teramano ha risposto molto bene alla, al, al programma e alla presentazione di questa nuova idea di città, unificata poi con l'accordo fatto. Però, mentre per con Pomante, mi sembra di ricordare. Aveva fatto accordo, avevate in serie in serie di fatto l'accordo? Con Berardini, no. No, ma il Movimento 5 Stelle ha una linea politica diversa e distinta da quella che è il Partito Democratico, anche se devo dire che una parte dell'elettore del Movimento 5 Stelle mi ha votato, devo dire, ed era piena libertà di scelta di un candidato. È vero Berardini sì, questo. Non sarebbe Io dovuto non, andare a non votare. Non è un di cristallo, quindi non posso sapere, ovviamente il Movimento come linea politica è pentito ha di dato non aver a... appoggiato lei e gli altri esponenti del suo partito, di non aver appoggiato magari la di Pasquale, per aver dato a Teramo... Dico un'amministrazione migliore perché non c'è la controprova, però un'amministrazione diversa? Ma assolutamente no, perché comunque noi abbiamo sempre tenuto fede a quello che abbiamo detto in campagna elettorale, abbiamo sempre detto che in caso di ballottaggio non ci saremmo alleati e quindi noi, a noi eh, riteniamo eh, giusto rispettare quello che abbiamo detto e quindi giustamente abbiamo dato la più ampia libertà di fare quello che l'elettore credeva opportuno in questo momento, cioè chi è andato, magari chi non è andato a votare, quindi eh, secondo. La propria eh, coscienza ha deciso e quindi eh, non dice: Ma se avessimo dato i voti alla di Pasquale Poi non forse. lo sappiamo in realtà se il risultato cambiava. Ma no, assolutamente esatto, perché comunque magari ognuno... avrebbe perso per 300 Vabbè, voti noi abbiamo, eh, oh. abbiamo, il, noi il, abbiamo il, recuperato 20 punti 20 punti come. Un'enormità. La, un la cosa da sottolineare è che il Movimento 5 Stelle non ha pacchetti di voti che eh, può certo. spostare, perché appunto non è un voto vincolato magari alla persona. Che magari ha l'amicizia, che magari può succedere in altri contesti politici. Quindi noi non abbiamo il potere di spostare voti. Quindi io penso che l'elezione sarebbe andata comunque. Senta, oggi permetta la battuta. Oggi la Marcozzi da oggi non è più eh, capogruppo all'interno del consiglio regionale perché eh, ha detto che nel Movimento 5 Stelle c'è una regola che ogni sei mesi si cambia capogruppo. Lei fino a quando è capogruppo del Movimento 5 Stelle? Allora giustamente... Da quando sarà capogruppo? Beh, io sarò capogruppo diciamo, fino alla fine del mandato perché essendo, eh, essendoci in Consiglio Comunale un solo esponente del Movimento 5 Stelle, ovviamente noi non possiamo fare la turnazione, ma se ci fossero stati più eh, esponenti del Movimento 5 Stelle sicuramente sare si sarebbe in fatta, due. sarebbe fatta la, la turnazione, ovviamente. La consigliera Cardelli ha deciso per eh, propria scelta di abbandonare il Movimento 5 Stelle, ma questa è una scelta che non ha condizionato la nostra linea politica perché noi abbiamo fatto diverse battaglie e ottenuto anche diversi risultati in questi pochi mesi di amministrazione e eh, mi permette di fare una precisazione noi come eh, opposizione come Movimento 5 Stelle non abbiamo non siamo rimasti inerti a questa storia del capodanno. Noi abbiamo fatto diversi interventi anche sulla stampa, facendo notare diverse lacune, ad esempio sul fatto degli sponsor e, e insomma eh, il fatto quotidiano, siccome è uscito anche a livello nazionale citando il Movimento 5 Stelle, ma proprio perché? Perché l'assessore, la cosa buffa è che ha voluto coprire questa, eh, diciamo, eh, questa eh, figuraccia che ha fatto Teramo. Postando delle foto che sul gioco della prospettiva mostravano magari una, una piazza piena, quando poi i giornali ci hanno dimostrato l'esatto contrario. Quindi è, la colpa è stata dell'amministrazione che ha voluto coprire. Ed è questa la, la cosa che ha fatto notizia a livello nazionale. Piovante, proprio il Capodanno il punto più basso, o c'è qualcos'altro che i cittadini percepiscono maggiormente di questi sei mesi di brucchi bis che. Non è andato per il verso giusto. Io credo che il capodanno sia stato soltanto il simbolo della continuità di cui parlava il sindaco Brucchi. Nel senso che, la, come ha detto giustamente Manola, non c'è mai stato un picco rispetto al quale misurare il punto più basso c'è stata una continuità di piccole gaff di piccole realtà come il trasporto scolastico la mensa dei bambini piuttosto che il problema della Team e di Team Tech che continuano ad andare avanti i consuntivi che continuano a mancare i piani economici finanziari non trasparenti cioè, siamo in presenza di un'amministrazione che naviga a vista e che ha perso da tempo il controllo della città mi spiegate una cosa allora, quello del trasporto scolastico è una domanda che io mi sono posto più volte allora io non mi sembra di ricordare che la ditta Fratarcangeli, che era quella che gestiva il trasporto scolastico, lo ha fatto fino al 31 dicembre, sì. non è che era eh, ditta eh, vincitrice di appalto nell'ultimo anno, mi sembra che era un po' di tempo che avesse questo, certo. eh, questo appalto. No. È possibile che poi all'improvviso si è scatenato un, uh, il finimondo e che questi non sapessero più gestire il servizio del trasporto degli alunni cioè, cosa è, successo? è successo che c'è stato avete messo, pagato di meno da avete... parte dell'amministrazione l'amministrazione non si è preoccupata di controllare i mezzi non si è preoccupata di eh, rilevare se l'azienda stesse rispettando i termini della convenzione hanno chiesto il rinnovo della convenzione a 5 giorni, 6 giorni dall'inizio dell'anno scolastico hanno comunicato i dati ad un paio di giorni dall'inizio dell'anno scolastico però questi per 2, quindi... 3, 4 anni adesso non ricordo Andati bene, oh, guarda, eh, mica tanto perché c'erano denunce continue sulle condizioni dei mezzi, la, il discorso nella, della ditta fra La Nell'amministrazione comunale di Brucchi, che un, procede dopo un primo mandato, eh, c'è un, un, un problema: loro eh, non amano fare le gare d'appalto e eh, quasi sempre tentano, fanno eh, di, in modo che i servizi, tutto quello che gli occorre, venga attribuito eh, mediante affidamento diretto. E questo è grave perché attraverso una competizione si riesce anche a, a raggiungere un prezzo minore, a cercare di ottenere un servizio, il miglior servizio al costo minore. Però la legge Ora, dice che fino a 10.000 euro non, non sì, si è okay, obbligati. A sì, però si può fare anche una selezione attraverso delle vere forme di, eh, di competizione che non è proprio gara d'appalto. C'è anche l'obbligo di garantire l'efficienza no, dell'appalto. No, no, non lo fanno, non hanno neanche fatto per il capodanno non lo fanno mai. Questo certo. è un errore perché ovviamente crea che ha una, una lettura politica, però è chiaro che crea delle, dei problemi di spesa. E poi oltretutto che succede? Quando noi abbiamo degli affidamenti, come appunto quello dei pulmini o quello che possono essere altre situazioni che scadono, se tu sai che scade a dicembre, che devi rinnovare qualche cosa, parti sei mesi prima per cercare di trovarti in tempo nel momento in cui scade noi mai riusciamo abbiamo delle gare di appalto o dei nuovi affidamenti o dei confronti fra più ditte per individuare per riattribuire ri il servizio nel momento in cui scade, quindi andiamo sempre in proroga che significa? Intanto noi continuiamo a pagare ad un costo che probabilmente in quel momento non è più attuale perché non abbiamo fatto nessun confronto, ma c'è un problema a monte che la ditta che è in prorogazio o che si trova all'ultimo minuto a non sapere se poi si aggiudicherà questa gara, in che modo se la aggiudicherà, non è che può fare investimenti perché non sa so se poi rimane o se va via, però anche quindi... è anche vero che alla gara d'appalto fatta per il riaffidamento del trasporto degli alunni ha partecipato una sola. Dì. Sì, perché? In che realtà... gara è? In realtà, allora, perché in realtà eh, la eh, gestione degli alunni con il numero e le modalità che vengono fatte dal comune di Teramo è così minimale che generalmente una ditta non rientra nelle spese. E allora, siccome tu sai che hai questo problema, tu pubblica amministrazione cerchi di riorganizzare un sistema scuola e un sistema di trasporto dei ragazzi che possono andare, che possono mettere insieme le problematiche di, una, di un numero minore di ragazzi con il costo e l'esigenza delle famiglie. Se tu non lo fai e non fai mai questa programmazione, non ti mai siedi a trovare come risolvere un problema che è quello dei ragazzi, che è un problema, non è che dici io tolgo il pulmino perché è troppo facile dire io tolgo il pulmino perché costa troppo. Tu mi devi risolvere un problema che hanno le famiglie, di trasporto dei ragazzi, ma anche di alcune scuole che lavorano su alunni che vengono da alcune zone distanti dal centro e che quindi hanno bisogno di un mezzo per essere trasportati, perché loro rischiano che queste scuole perdano anche il numero degli alunni. ma le famiglie perdono un servizio importante soprattutto per le famiglie dove lavorano entrambi i coniugi, quindi togli la possibilità ad una famiglia di soffrire di un servizio quindi non è così facile mettere e tolgo perché costa troppo, tu sei la pubblica amministrazione, tu governi, tu fai le scelte, loro non hanno programmazioni né capacità di scelta né in prospettiva l'idea che un servizio bisogna farlo il miglior servizio e il minor costo Gerardini, eh, eh, questa nuova ditta adesso funziona? Allora, questo... Anche se i giorni di lavoro sono stati pochi. Eh. Questa nuova ditta, appunto, non possiamo ancora esprimere un giudizio sul servizio, che ha ripreso il 7 di gennaio. Però, va. ad esempio, noi abbiamo fatto un'interrogazione molto precisa all'assessore perché c'è un, un problema che ci hanno sollevato eh, alcuni eh, autisti degli autobus di linea, cioè gli scuolabus. Continuano a parcheggiare sul piazzale San Francesco, che quello è un piazzale di manovra degli autobus. Sì, di Quindi questo linea. è visibile a tutti. Esatto. Penso, e noi abbiamo chiesto all'assessore: Ma è legittimo che questi scuolabus eh, stazionino lì? perché non hanno una rimessa dell'Angelino SRL, non c'è stata data alcuna risposta. Quindi il problema dell'amministrazione è che anche lo, non dà all'opposizione la facoltà di fare il proprio dovere, perché non rispondendo appunto, evade qualsiasi eh, critica politica che può essere mossa sulle scelte e di conseguenza appunto, non ci mette in condizioni di fare il nostro lavoro. Poi, Un'altra cosa che noi dobbiamo sottolineare è che tutto questo sistema è, eh, diciamo, ehm, è la conseguenza di una appunto, totale assenza di una programmazione politica, perché anche il riaffidamento alla fratarcangele è stato eh, diciamo, ehm, giustificato da una situazione di necessità ed urgenza, quando loro sapevano benissimo quando che scadeva. scadeva e quindi avrebbero potuto rifare la, 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 il bando, non possono giustificare col fatto che c'erano le lezioni e quindi è ovvio che il trasporto scolastico sarebbe comunque servito e non hanno comunque fatto la gara. Anche quest'Angelino SRL loro hanno fatto la gara per sei mesi. È ovvio che una ditta che per sei mesi un investimento è difficile che lo faccia perché loro non sanno ancora cosa vogliono fare da giugno in poi. Perché non, con il bilancio non, non ci stanno capendo assolutamente nulla, non hanno ancora fatto eh, gli adempimenti propedeutici al, al bilancio armonizzato. Forse non sanno ancora se a giugno ci sono. Ah, sicuramente. Sanno, cioè... ah, sicuramente. Quindi è questo... <ride> la battuta è... Eh. Un'amministrazione un in queste condizioni non può governare una città, non può fare delle scelte efficienti ed efficaci per i cittadini. È questa la, la, la cosa peggiore di questa amministrazione. Comandante, Brucchi, a mio giudizio, io l'ho detto anche in più di un'occasione, è vittima non di se stesso, ma è vittima di una uh, serie di accordi. Dei poteri politici che, che lo hanno portato a vincere. Che lo hanno portato, perché io sono convinto, adesso voi potete anche non essere d'accordo, che tra il Brucchi prima maniera, cioè quello del primo mandato, e questa parte, piccola parte di Brucchi seconda maniera, ci sia un abisso. Ah, un avviso non direi, non è che ci sia stato molto anche nel Brucchi prima maniera, eh, ma non era che Teramo forse uh, godeva ancora di una posizione privilegiata perché non aveva perso la provincia e non era stata ancora aggredita dalla crisi economica, quindi ha avuto la strada un po' più in discesa. La realtà è che oggi Brucchi si trova a far fronte uh, ad una situazione che non è più gestibile con uh, i giochi di prestigio della politica. Adesso occorre un'amministrazione un che sia in grado di gestire correttamente un bilancio, che sia in grado di fare scelte coraggiose e che sia in grado soprattutto di invertire la tendenza in cui stiamo sprofondando. La nostra città sta perdendo sotto ogni punto di vista: sta perdendo l'industria, sta perdendo l'artigianato, sta perdendo il commercio, sta perdendo occasioni e posti di lavoro. La, la perdita della provincia è stato un fallimento clamoroso della provincia. Scusa se la interrompo, a dalla, uh, dalla perdita, diciamo così. Della caserma degli alpini in poi. È stata una, una, è una stata... strada tutta in discesa, esattamente. Verso il baratro però, questo è questo il problema. Cioè, se lei considera che eh, nei prossimi anni noi perderemo tutte le direzioni provinciali, non soltanto degli enti pubblici, ma soprattutto anche delle aziende private. Però questa è la colpa non può essere di Bruchi. Ma della, del sistema politico in generale che ha governato la nostra città negli ultimi 30 anni, sì. Perché qui c'è un problema di natura politica, cioè la politica non ha saputo gestire negli ultimi 30 anni, e qui la colpa è del PD e del vecchio PDL congiuntamente al 50%, non ha saputo gestire una decrescita tollerabile per la nostra città. Noi per i prossimi anni abbiamo soltanto una scelta, la decrescita felice gestendo quella che è la situazione attuale, o una decrescita traumatica che sarà quella di andare avanti a vista come sta facendo l'attuale amministrazione, come stanno facendo tutti i partiti politici. Perché non si nessuno si rende conto che gli indicatori economici per la nostra provincia sono tendenzialmente peggiorativi. Non ci sono all'orizzonte eh, possibilità di crescita, perché non sono stati fatti investimenti a livello regionale, non sono stati fatti investimenti a livello provinciale, non sono stati fatti investimenti nel comune. E soprattutto, non c'è una politica per i prossimi dieci anni. Lei sa che cosa ha intenzione di fare Brucchi per la città del futuro? Sa che fine ha fatto il piano Teramo 2020? Che fine ha fatto qualche disegno della vecchia provincia di Catarra per il miglioramento delle condizioni della, del nostro territorio? Sa cosa vuol fare la regione con la regione Abruzzo e con l'ex provincia di Teramo in particolare? Cioè, qui c'è tutta la politica che sta navigando a vista e che non dà ai cittadini una speranza per il futuro. È per quello che i nostri giovani se ne stanno andando è eh, quasi un quadro da pessimismo leopardiano io, e schopenhauer messo insieme, sono, quello tracciato da pomata. io non sono così. Eh, e c'è da preoccuparsi: cambio città. io. C'è da preoccuparsi. Infatti, secondo me c'è da preoccuparsi. <ride> no, Se la politica non inizia a provare me, delle risposte, c'è da preoccuparsi davvero. Allora, in realtà, bisogna capire che Teramo eh, è sempre stata fra le quattro province una città che è vissuta un po' con la sua storia e con la sua cultura. È un po' come l'Aquila che ha in di sé, la storia e la cultura che diciamo, rispetto agli altri spiccano in maniera evidente. Negli ultimi anni l'indirizzo che si è dato alla città di Teramo era, è stato soprattutto quello eh, che era di puntare eh, sulla cultura, ricerca, tra virgolette, non a caso abbiamo degli istituti importanti sul territorio e abbiamo una parte del laboratorio del Gran Salso come abbiamo anche l'istituto zooprofilattico, abbiamo la nostra università. E abbiamo l'osservatorio... c'è a Terra. Okay. No, dobbiamo partire da questo. Terra non è mai stata una città che è vissuta, a parte con l'agricoltura e la pastorizia che caratterizza l'Abruzzo, che non è che è vissuta con l'industria, come può essere un po' la, una parte eh, diciamo marsicana dell'Aquila o una parte diciamo, di Pescara, neanche è una città che è vissuta fortemente con il commercio, è vissuta con delle sue arti che rientra sempre nella storia della cultura nelle sue arti eh, che sono proprio artigianate ed è vissuta soprattutto con i servizi. E questo è quello che va difeso, perché se, questo, se noi eh, abbiamo questo, questo va difeso e se questo man mano diminuisce perché vi è una riorganizzazione delle strutture e dei servizi e degli uffici, bisogna che Teramo capisca qual è il suo futuro, se oggi non c'è più questo ci sarà altro. Tanti anni fa si pensò probabilmente di, metter, di mettere un manicomio distrettuale che per quanto occupasse un, un terzo della città ma sicuramente portava dei movimenti all'interno della città. è Passato più di un secolo eh, però. Più di un secolo. No, sono scelte che tu fai. Quando non c'è più un indirizzo devi trovare un altro. E io quello che eh, rimprovero all'amministrazione centrodestra che ha governato negli ultimi dieci anni fondamentalmente è che questo verso non ce l'ha. E ha distrutto anche quello che aveva, che era un po' quello che riguardava verso la ricerca, verso la cultura eh, e la, la crescita di un territorio che aveva queste radici della storia molto importanti. Loro l'hanno ignorato, cioè tutto l'aspetto della cultura. su cui parte aveva fondato una sua crescita economica e di prestigio, è stata distrutta da questa amministrazione, che forse poteva essere invece un punto di partenza, ricerca, cultura e poi servizi, a cui affiancare ovviamente sempre un'economia e un'industria. E la piccola economia e la piccola industria che noi avevamo, con il, la, le scelte fatte negli ultimi dieci anni dell'amministrazione, sono state vicino poi ovviamente a una crisi che già esisteva per tutti in Italia, sono state completamente, completamente distrutte dalla cultura e dal sistema economico e verremo poi dalla situazione delle casse comunali, ripartiremo subito dopo la pubblicità. Visto che ci eravamo lasciati con l'interrogativo della cultura, poi affronteremo invece quello delle tasse, dei soldi, delle condizioni economiche del Comune. Eh, Pomante, che fine ha fatto, che fine farà, che fine fa il premio Teramo? Ma che fine fa c'è il premio Teramo? Bisognerebbe chiederlo al sindaco Brucchi, visto che eh, è lui che deve, decidere, che deve decidere se finanziarlo o meno. Eh, io credo che a Teramo ci sia un'emergenza culturale e lo dimostra il fatto che, al di là del flop di Capodanno, eh, si continui a contare su risorse esterne e non a valorizzare i nostri talenti. Cioè Noi abbiamo ragazzi e talenti davvero importanti che sono costretti a veder riconoscere il loro talento fuori da, da Teramo, fuori no, dalla me, regione. A me viene in mente una cosa: fa tristezza. Adesso che si debba chiamare con tutto il rispetto Marina Rey e avere Enrico Melozzi, che ritengo sia uno dei musicisti no, universalmente riconosciuti come tra i migliori, perché non si arriva sul palco di Sanremo. A dirigere eh, Noemi per due volte di fila se non si è nessuno, eh, questo cioè, ma sinceramente. C'era anche il figlio di Ivan Graziani. C'era il figlio di Ivan Graziani eh, è stato anche proposto beh, dalla C'è dal eh, Marco Chiarini che eh, è un regista. Ma te l'abbiamo trasposto di... che eh, si era fuori tempo quando comunque benissimo si sarebbe potuta fare una scelta diversa, una scelta diversa, ma eh, noi non riusciamo a capire cosa vuole fare l'amministrazione perché. Nel programma elettorale di Brucchi c'era il rilancio del turismo, il rilancio della città, poi andiamo a vedere nel bilancio e per il turismo troviamo zero. Quindi è una città completamente allo sbando. Non sappiamo che fine ha fatto il progetto Jessica, il progetto Vito. E tutti, Guardate, tutti io i progetti... una settimana fa ero in piazza Orsini con un operatore, ho visto un gruppo di turisti che stavano guardando il Duomo gli ho fatto fare una ripresa che bellissimo. perché ho detto dei turisti a Teramo no, ma incredibile ma vero eh. i soldi per la cartellonistica sì, non, non ce li hanno ha detto Marco Tancredi che loro per il turismo appunto hanno zero e quindi non riescono neanche a rifare la cartellonistica a Teramo, quindi noi non sappiamo su cosa stia puntando in una città Ardini, in una città dove negli ultimi anni fare turismo significava andare a Memmingen per fare il gemellaggio no. o per rinnovare il gemellaggio mi sembra poco, c'è bisogno di qualcosa. Ma mettiamo di più. un assessore competente in questo ramo perché evidentemente per fare delle scelte efficaci ci vuole una giunta forte e competente e Brucchi non ha dimostrato di avere né assessori competenti né anche capaci, visto che i risultati sono quelli sotto gli occhi di tutti. Di Pasquale, lei è l'unica reduce dall'altra eh, consigliatura. Eh. Ha di visto... questi tre che stanno qui, perché dentro il consiglio sì, di chi sono di questi tre, ah, ecco. tre che stanno qui, <ride> eh, della giunta precedente e della giunta di adesso, che differenza nota tra di due? Dunque, intanto c'è questa differenza come. La capacità è sempre poca perché quando tu non hai soldi, noi abbiamo detto, quando tu non hai soldi nelle, nelle, nei capitoli di bilancio, quando tu non hai una programmazione proiettata, perché la programmazione non è la programmazione di un mese, la programmazione di un paio d'anni, di tre anni, di un obiettivo, di okay, un percorso, quando tu non hai programmazione non hai soldi e quindi anche gli assessori, anche se uno è bravissimo, non, ha, non sa come muoversi o quale strada prendere. Quindi a prescindere da queste capacità sulle quali sono persone tutte care, bravissime persone, ma non è che hanno una visione immensa della materia ah, che, loro, sulla... che, loro, che, lo, okay, che loro le qualità umane no, di, appunto, degli ma discutiamo sulle qualità di programmazione politica che nel gruppo non esistono in realtà sono lì a ricoprire un posto, secondo me lui potrebbe gestire benissimo con la metà o cinque assessori tranquillamente, ha accorpato gli uffici dell'urbanistica, dell'edilizia quella pubblica e privata ma eh, mettendo un solo dirigente mi ha lasciato tre assessori che tutte e tre insieme secondo me non sono in grado neanche, non sono stati in grado di fare neanche il famoso svincolo della Camarana dell'8-0, di cui parliamo da cinque anni, che è stato sospeso, ripartito e cioè non, sono, non, non riescono, non sono cioè non riescono a fare no, nulla. aspettate, i rifiuti apriremo un capitolo. Vabbè, quello io non sto parlando dei rifiuti perché sì. quello merita una puntata a parte, perché no, ma poi si potrà scrivere un libro, però non, non sono in grado di fare un minima opera urbanistica eh, e portarla al termine in maniera corretta e abbiamo tre assessori che non servono. Quindi, a prescindere dalle capacità personali, in realtà la, giunta, la seconda giunta è peggiore della prima per un semplice motivo: che mentre sulla prima potevano contare su una, diciamo, qualcuno che ti copriva le spalle, e che erano un po' gli assessori regionali. Non dimentichiamo che nell nella precedente amministrazione Brucchi aveva quattro assessori regionali e il presidente, che comunque facevano anche attività del nostro territorio per quel poco che hanno fatto in base alle capacità che immense che avevano per il potere che gestivano e quindi comunque non si, non si avvertiva l'assenza totale di una capacità amministrativa perché sopperiva a questo tutta quella squadra del regionale che erano poi gli assessori uscenti della Giunta Chiodi che quindi continuavano un percorso già avviato nell'amministrazione Chiodi ma oggi che manca anche tutto questo quadro qui si vede veramente il deserto, il buio e l'incapacità totale di persone che non sanno dove si trovano, cioè che stanno lì e non hanno ancora capito qual è la, la strada. E di questa giunta chi salverebbe? Di questa giunta io non salverei nessuno ovviamente, se proprio qualcuno mi costringe a salvarlo per forza salverei solo il sindaco. Per Ardini, lei chi salverebbe di questa giunta? Ma noi, eh, visti i risultati di questi primi mesi, non c'è da salvare nessuno. Proprio perché nessuno ha mostrato una reale programmazione, una reale, uno spirito collegiale di giunta che porti a un obiettivo. Quindi eh, dati, al dato di fatto noi non possiamo, fare alcun, eh, non possiamo salvare nessuno, ma neanche il sindaco, perché essendo a capo della giunta è lui che dovrebbe dare l'input come capo Io so politico. Io sono del parere che, che Brucchi cittadino. da solo, senza assessori farebbe meglio. Ah. Sarebbe da sperimentare perché, insomma, anche bisogna vedere se da solo potrà eh, raggiungere qualche obiettivo che non è riuscito, è riuscito a raggiungere in dieci persone. Perché nove più lui siamo dieci. Guarda, lei chi non butterebbe dalla torre? Ma io ho suggerito al sindaco di dimettersi dal primo gennaio per sanare i problemi di bilancio perché gli uffici amministrativi sanno già come comportarsi per quella che è l'ordinaria amministrazione. Visto che loro non hanno soldi, non hanno la possibilità di far nulla, come ripeto ad ogni PSO spinto, tanto vale che vadano a casa e che lascino quel milione e 80 euro che ci costa la giunta a risanare le casse, le casse del bilancio comunale. A Ma l'ho fatto pubblicamente, l'istanza l'ho fatta pubblicamente. Quindi... A proposito delle casse comunali, a Pescara è stato dichiarato il predissesto? Sì. Teramo è in una condizione migliore oppure eh, siamo lì? Per quelli che sono gli indicatori economici e quello che noi riusciamo a leggere dal bilancio, eh, a mio avviso ci sono già i presupposti per chiedere il predisesto anche a Teramo. Eh, L'indicatore principale che ci fa capire lo stato delle, delle casse comunali è l'anticipazione di cassa che al 1 gennaio 2015 è di 4 milioni e 200 mila euro. Quindi, se considerate che partiamo con uno scoperto di 4.200.000 euro dopo aver incassato l'ondata di tasse di dicembre, eh, ci vuole poco a capire che non abbiamo grandi, grandi possibilità di, di andare avanti. Eh, dichiarando il predisesto, poi di Pasquale, come si fa a garantire ancora determinati servizi, a dire che non si è tagliato sulla scuola e sul sociale, a dire che... Poi... Ah beh, il predisesto ha de tecnicamente delle situazioni che vanno controllate, regolamentate, eh, gestendo inutilemente poi al, a chi ti controllerà dall'alto, però è chiaro che il, il problema che uno si pone è se ci si va in verità se ci si va è perché ci si è voluto andare non è che è un percorso che ci si anche perché ci si trova non è che dicevo mi sono trovato qui perché qualcuno mi è venuto a creare un danno insomma hanno amministrato loro gli ultimi 5 anni anzi dobbiamo dire che c'è il destro hanno amministrato negli ultimi 10 anni non è che tu dici io mi sono dato la bella vita ho sfrusciato, sono andato con le donnine mi sono fatta come tutti i soldi ho speso ho comprato le macchine più belle mi sono fatta e poi dico ah mi sono in fase di fallimentare è una scelta Ecco, ok, quindi voglio dire, è, è la, loro hanno governato per gli ultimi dieci anni e se stai in una fase di predistesso e con l'anticipazione di casa qualche errore nell'amministrazione c'è stata, considerando che noi abbiamo il livello di tassazione più alto in assoluto e ce l'abbiamo la più alta in tutto, ce l'abbiamo nei rifiuti, nell'ERP, l'abbiamo nel, nell nella, nella, nella TIA l'abbiamo nell'IMU, nel, nell l'abbiamo ovunque, cioè, ogni servizio che noi abbiamo lo paghiamo al massimo. Quindi non è che dice il cittadino di Teramano non paga e non ha risposta poi di servizio. Eh perché non è che io pago un servizio di 5 stelle o un servizio di 5 stelle noi paghiamo un servizio di 5 stelle ma abbiamo il servizio di una stella quindi di 4 stelle che ci hanno fatto ecco. 5 stelle non Berardini no eh. 5 stelle, ah. le stelle le stelle degli hotel cioè quelli che danno l'eccellenza quelle, ecco, quelle che quindi, Michelin ecco, eh, quindi eh, voglio dire risalanti. se si è giunta a questo vuol dire che qualcosa si è sbagliato io spero che, non dobbiamo, che la città non vada ovviamente né in dissesto né in predissesto e non è che noi lavoriamo per questo assolutamente ah. però è chiaro che se noi alziamo la voce su alcune cose. Perché è necessario mettere un freno, perché se si va su questa strada e non la si cambia, è la strada che abbiamo oggi è quella del predisesto. team, questa parola magica che evoca gioie pochissime e dolori, no? Allora, eh, oggi ho sentito il sindaco io. E, e lui ha detto: ah, io voglio fare questo, questo e questo. Il, il suo eh, Pensiero è chiaro è stato esposto più volte. Ha detto non ho ancora sentito dall'opposizione cosa vuole fare della TEAM. Allora io ve lo chiedo così magari eh, glielo, glielo spiegate. Partiamo da Berardini, la TEAM, la raccolta differenziata porta a porta, la nuova struttura della TEAM, eh, allora. nuovo management. Innanzitutto il sindaco non è assolutamente vero che ha un'idea chiara, perché pochi giorni fa ha dichiarato in Consiglio Comunale che voleva la tema totalmente pubblica. L'altro ieri ha dichiarato che la vuole tutta privata. Quindi noi veramente l'idea dell'amministrazione... Oggi mi ha detto privata e da escludere assolutamente. Ah, quindi si è contraddetto una terza volta. Quindi noi non sappiamo veramente l'idea dell'amministrazione. E poi c'è un altro problema, che noi di questa società conosciamo pochissimo... Il sindaco, se volete, se riusciamo a recuperarlo, uh, ve lo faccio sentire, però uh, fidatevi. Uh, ha detto: no, fidiamo, no, no, privata, privata assolutamente. Ha detto in consiglio. Non, ha detto in consiglio. Eh, non c'è dubbio eh. su questo. No, perché i giornali oggi riportavano totalmente privata, quindi insomma si è contraddetto. Il problema è che noi non possiamo eh, diciamo ad oggi fare anche un giudizio di merito perché noi abbiamo pochissimi documenti a sostegno. Il sindaco ci ha girato una relazione di stima del capitale Team, che tra l'altro non solo è stata commissionata dalla stessa TEAM, quindi già è una relazione di parte. inoltre ci sono anche delle affermazioni in questa relazione preoccupanti, perché si dice che questa relazione non ha tenuto conto dei praticamente dei consuntivi del servizio di, eh, di igiene ambientale relativa al 2010 e al 2011. È proprio è. perché ci sono dei. si parla di disallenamento dei dati di incongruità dei dati. Quindi praticamente stiamo eh, valutando dati inesistenti perché gli uffici stessi a me personalmente hanno dichiarato che questi consuntivi non esistono. Quindi stiamo valutando una cosa di cui non sappiamo nulla e quindi noi abbiamo già chiesto in, in diverse sedi chiarezza sui dati sul, sugli stipendi, sui dirigenti, ma sono sempre stati evasivi. Cantagalli, addirittura quando l'ex presidente Team, quando è venuto in commissione di garanzia e controllo per rispondere a delle domande, addirittura a una domanda del consigliere Marroni, si è alzato e se n'è andato perché gli aveva chiesto determinate cose sulla gestione Team e ha pensato bene di alzarsi ed andarsene. Quindi, questo, questa è la gestione Team. Noi sappiamo che il servizio, insomma viene svolto, è stato svolto in maniera molto eh, diciamo, superficiale, soprattutto negli ultimi giorni, eh, che ha nevicato, in cui ha nevicato insomma, eh, certi cittadini a quartieri come collaterrato, quindi comunque quartieri grandi, sì, sicuramente non, non sono frazioni, quindi sono anche facilmente raggiungibili, hanno lasciato la spazzatura lì per otto giorni e i cittadini giustamente si lamentano di questo servizio si lamentano del fatto che l'ufficio eh, Team eh, che è lì vicino eh, a Piazza Martiri sia aperto solo due o tre ore al giorno che non abbia la possibilità eh, di, una di un facile accesso per i cittadini che comunque nonostante ci cioè, hanno un impiegato nel 5 lì, per lì lì crea, eh, si crea questo sempre fatti. un grosso ingorgo sarebbe il caso di iniziare a chiedere al sindaco prima di decidere se la Team deve essere pubblica o privata che cosa vuol fare del personale della TEM? Perché la TEM ha attualmente 258 dipendenti, tre dirigenti, una cinquantina, di, operai, una cinquantina di, di impiegati e circa 200 operai. Dovremmo capire innanzitutto cosa fanno e come devono essere riutilizzati sul territorio. Noi abbiamo una raccolta che ci costa, una TEM che ci costa 13 milioni di euro l'anno. Il comune di Montesilvano, che ha una dimensione analoga alla nostra ed una raccolta analoga alla nostra, spende 3 milioni e 600 euro l'anno. Allora c'è qualcosa nella TEM che evidentemente non funziona. A tornare, tornare, tornare ai, ai bidoni per le strade, eccetera. Ma tornare ai penso... bidoni per le strade è una scelta che hanno fatto molti comuni che avevano adottato la raccolta porta a porta perché si sono resi conto che la raccolta porta a porta è la senza costa, la raccolta eh? puntuale, la porta a porta è più comoda. Certo, ma senza la raccolta puntuale non funziona perché disincentiva il cittadino. Quello che sta succedendo è che sempre più spesso i cittadini lanciano le buste per le strade perché sono stufi di pagare un servizio a 5 Stelle senza averlo poi. Secondo me è sciocco. Cioè, pagare e lanciare tornati, la busta. I comuni che sono tornati indietro hanno fatto una scelta ben precisa: incentivo. hanno messo i cassonetti intelligenti con le tessere per caricare e scaricare la spazzatura e, le materie e, le, e la raccolta differenziata, in maniera tale che quello che viene conferito va ad aumentare o diminuire la tariffa. Così si incentiva il cittadino a lavorare correttamente sui rifiuti. Fino a quando non sarà introdotta la raccolta puntuale è sciocco pensare... Ma lei a te mi sta bene così o la vorrebbe tutta pubblica o tutta privata? Io sono del parere che bisogna tornare al concetto di costo politico. Cioè la raccolta dei rifiuti, così come i servizi cimiteriali, così come determinati servizi che ero del comune, devono essere pubblici perché solo l'ente pubblico è in grado di garantire il servizio indipendentemente da quello che è il costo reale che viene, viene scaricato sulla collettività. Però c'è bisogno di un, di un management di tipo aziendale. Cioè non si può pensare di continuare ad utilizzare le municipalizzate, parlo del Ruzzo piuttosto che, del che della TEAM, per evitare, per superare, per eludere il blocco delle assunzioni degli enti pubblici, perché questo è successo nel corso degli anni. I partiti politici, tutti indistintamente, hanno abusato delle loro posizioni nei consigli di amministrazione, dei loro rappresentanti, per fare in modo che queste società diventassero dei bacini clientelari. Attenzione! Non stiamo parlando di abusi di rilevanza penale o contabile, stiamo parlando di un abuso della politica, cioè della politica becera di quella che scambia un'occupazione un un Un'occupazione esattamente. Adesso si vuole fare la TEAM pubblica per garantire che quei posti di lavoro rimangano stabili perché c'è il timore che la TEAM salti. Di Pasquale lei la TEAM la vuole pubblica privata che resti così. Allora se dovessi scegliere oggi di costituirla allora forse si potrebbe dire: Ok, voglio scegliere il modello che mi piace di più. Potrei anche dire che mi piacerebbe di più una società pubblica che gestisce il nostro servizio fatta a mo' aziendale, con un bel piano e che è funzionante. Se lo dovessi scegliere oggi per costituirla nuova. Partendo da zero. Okay. Siccome non è questo, perché oggi noi parliamo di una modifica di una società che lui deve fare perché lui l'ha fatta diventare così la Team, no, perché questo è il problema. Perché lui lui Brucchi, Brucchi, perché lui cinque anni fa ha fatto una scelta sbagliata, perché cinque anni fa lui ha affidato, ha fatto un affidamento diretto nel servizio di igiene, igiene urbana, quindi la raccolto e smaltimento dei rifiuti, alla Team, senza fare una gara pubblica a doppio binario, che avrebbe dovuto e potuto fare, Così avrebbe ridotto il costo, perché comunque tu sceglievi sul piano industriale e sul costo, e sulla, il costo del servizio, che sicuramente sarebbe stato la metà di quello che noi abbiamo continuato a pagare su un carrozzone che si è avviato a costituirsi, che ha poi determinato cosa? Perché noi gli avevamo detto cinque anni fa che il socio che ci avevamo non era il socio iniziale, che era, era Ambiente, che era diventato EnerTech. E, 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 In e poi l'Enertech che era diventata l'Enertech ma a seguito delle situazioni non chiare della società e che c'erano dei segnali chiari che i soggetti che stavano qui ad amministrare non erano poi tanto trasparenti, tant'è vero che dopo un anno dell'affidamento diretto di questo servizio la quota è stata posta sotto sequestro dalla procura di Capobasso e oggi è sotto sequestro, cioè non parliamo di una quota di una società privata, di un privato, parliamo di una quota di una società privata che è sottoposta a sequestro giudiziario, o meglio sequestro preventivo, da parte conservativo, penale, da parte della procura per frode fiscale che questa società avrebbe posto in essere, che deve essere accertato. E allora io dico, come è possibile che tu possa riacquistare questa quota con una perizia di parte che hai fatto fare tu? e che non si sa che ci sta scritto e dove i bilanci non sono neanche chiari, perché quello hanno scritto all'interno di, di questa perizia. Allora io voglio discutere di questo argomento realmente, dentro il Consiglio Comunale, perché gliel'abbiamo chiesto e ancora non lo facciamo, realmente su dati reali, contabili, perché la TEM non è di proprietari brucchi, il socio della TEM non è Maurizio Brucchi, il socio della TEM è il comune di Teramo cioè la cittadinanza di i quali devono sapere che cos'è, dove andiamo, che cosa facciamo come si fa in una normale società, guardiamo con trasparenza la situazione economica, finanziaria dei, 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 dei dipendenti, perché non dobbiamo mettere a spasso nessuno, perché sono tutti cittadini di Ramani, che tanto torneranno poi a bussare le porte del comune, quindi facciamo una discussione chiara e trasparente e vediamo qual è la cosa migliore in questa fase storica, considerato anche la situazione giuridica della TEM non è sua, è della città, ma siccome lui continua a parlare lui con i, 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 i consulenti che nomina lui, che parla lui, non ha voluto mettere nel CDA l'esponente di minoranza perché non voleva che si controllasse quello che stavano facendo, quindi io dico che ne so io, cioè ti dico che per me a piacerebbe averla tutta pubblica, però ritengo che la tema oggi può diventare tutta pubblica solo su tre condizioni. Che non sia un carrozzone, il vecchio carrozzone, perché è superata la fase dei carrozzoni politici, siamo in un'altra era con nuove leggi e in una nuova fase. Che non, abbia la, eh, che non determini l'acquisto di questa quota, l'indebitamento ulteriore del comune di Teramo e degli enti pubblici che lui vuole chiamare dentro questa benedetta Team e che questa soluzione sia la soluzione che determina l'abbattimento della tariffa del pagamento dei rifiuti, perché Teramo non può più sostenere Io, questo livello di costo. A Berardini invece voglio chiedere. Oggi ho sentito eh, una voce delle possibilità che il presidente da poco nominato, Giovanni Mattucci, eh, venga sostituito. Si dimetta perché ci sono questi problemi all'interno della maggioranza. Essendo Giovanni Mattucci un'emanazione della lista di, di Dalmazio, eh, io conosco Giovanni Mattucci da anni 30 anni forse è una persona seria. Uh, su questo ci metto la mano sul fuoco. Ecco, una volta che si ha una persona seria alla presidenza, è giusto secondo lei toglierla o rimuoverla per giochi politici di poltrone o di alleanze? Assolutamente no. Ed è per questo, eh, questo ci fa vedere proprio il caos politico in cui versa l'amministrazione Brucchi, proprio perché la TEAM sicuramente ha bisogno di una persona esperta e seria per rimettere a posto le cose e solo una persona appunto, seria e onesta lo potrà fare. Giustamente se Brucchi è ostaggio della stessa maggioranza e quindi non riesce a governare in maniera serena Beh allora io dico nell'interesse dei cittadini teramani perché eh, l'unica cosa che dovrebbe fare è dimettersi oggi, subito, così noi possiamo immediatamente andare ad elezioni e eh, magari dare alla città di Teramo un'amministrazione capace di fare delle scelte concrete e nette nell'interesse dei cittadini perché il nostro obiettivo deve essere quello appunto come diceva anche poc'anzi il consigliere di Pasquale, di abbassare la tariffa realmente sui cittadini, perché eh, quest'anno... Per abbassare le tariffe devi abbassare i costi, esatto, eh beh, per abbassare esatto i costi, devi abbassare ed è stato, i costi, ed è stato i costi fissi questo. che sono gli stipendi, Ma, eh, no, i costi no, del personale. No, non per forza, perché... Eh, eh, sì, eh. ad esempio ad esempio noi abbiamo anche... Non delle... posso abbassare le spese della nafta che consumano i camion che devono no, fare sempre lavoro. invece no, per esempio, giro. per esempio sui costi fissi, sui costi di smaltimento, proprio l'altro giorno fare, ne parlavamo in opposizione, con il consiglio di sì. opposizione, ci sono dei progetti per abbattere, come ad esempio utilizzare, ad esempio, faccio un esempio, il biodigestore che ad oggi utilizza il ruzzo per abbattere considerevolmente lo smaltimento del rifiuto umido e magari anche creare del compost che poi potrà anche generare un utile, se noi andiamo ad incidere sui costi fissi, quindi innanzitutto lo smaltimento, poi abbiamo le consulenze, poi abbiamo diverse criticità che noi abbiamo sottolineato, che ad esempio la manutenzione del sistema informatico non può costare 30.000 euro, non può costare cifre assurde, quindi lì sicuramente si può andare a incidere e così facendo si può ridurre la tariffa per tutti i cittadini. E ovviamente che se questa cosa non si fa perché l'amministrazione è debole... I cittadini non potranno giovare di questo abbassamento. Comante, in un minuto e mezzo vorrei coinvolgere tutti e tre. Eh, ce la fa Brucchi ad arrivare alla fine del mandato? Ma a me sinceramente che Brucchi arrivi o meno alla fine del mandato interessa poco, interessa che venga gestita bene la città di Teramo. Il, quello che vedo attualmente è il disorientamento totale della maggioranza e già il fatto che si debba parlare di Mattucci non per le sue capacità ma come esponente di una compagine politica dimostra che la politica deve uscire, deve uscire dalle municipalizzate. La TEAM deve essere gestita come un'azienda, poi potrà essere anche interamente pubblica nell'interesse dei cittadini, ma deve essere gestita come un'azienda. Ai costi di cui parlava Berardini si deve aggiungere anche il costo della raccolta che è troppo frammentaria e dispersiva, si deve aggiungere il costo della manutenzione dei mezzi che è elevatissimo, si deve aggiungere la possibilità di fare scelte di tipo aziendale anche per quanto riguarda l'organizzazione del personale, senza licenziare nessuno ma utilizzando tutti al massimo delle loro capacità e potenzialità. Questa è un'attività che la TEAM non ha mai fatto, una riorganizzazione dei costi. La TEAM è un'industria che non ha una contabilità di tipo industriale. Noi non sappiamo quanto ci costa un dipendente, non sappiamo quanto ci costa un mezzo, non sappiamo quanto ci costa un singolo centro di raccolta piuttosto che un singolo centro di smaltimento. Cioè è pura follia pensare di continuare a gestire la TEAM così. E questo vale per tutta l'amministrazione teramana. Noi non sappiamo quanto ci costa un dipendente del comune, non sappiamo che cosa fa e non sappiamo quanto rende in termini di produttività. Anche questo dovrebbe essere chiesto ai dirigenti che prendono fior di stipendi ma che evidentemente non sono in grado di dirci come stanno organizzando i servizi. Ma no di Pasquale ci arriva a Brucchi alla fine del del Ma del, guarda, io non, non ho la sfera di cristallo, non so Sintesi dirlo. Posso, vi, però, vi, posso, vi, dire, vi... posso dire questo, che il, se continua così io spero che non ci arrivi perché la città ne uscirebbe completamente distrutta, cioè, quello che è rimasto di buono ancora, di base culturale, economica, sociale, culturale lo, avremmo, lo perderemo completamente quindi penso che se dovesse continuare così allora è meglio che va via a Berardini cambio la domanda chi gli sega le gambe della sedia a Brucchi secondo lei degli alleati? questo non lo possiamo sapere bisogna vedere le scelte che farà di qui a qualche mese quindi anche se farà questo rimpasto come lo farà? Il problema è che il compito dell'opposizione, quindi il compito nostro, è fornire la via maestra, fare delle proposte credibili e concrete per i cittadini. Noi l'abbiamo fatto sicuramente come opposizione, ma soprattutto come Movimento certo. 5 Stelle. Approvato, hanno approvato una nostra mozione sull'introduzione della tariffa puntuale e non l'hanno applicata. Perché noi ci sono, sono, esatto, <ride> ci sono delle, eh, delle proposte che noi abbiamo fatto. L'una è la tariffa puntuale, sicurezza degli impianti sportivi e molte altre cose, ma loro non stanno facendo nulla di questo, di proposte concrete ed applicabili. Bene, grazie, siamo arrivati alla fine, grazie a Fabio Berardini, a Gianluca Pomante, a, a Manola di Pasquale, grazie a voi che ci avete scelto e seguito. Anche questa sera, buonanotte. Ciao.